questa risorsa straordinaria del pugliese, del salentino, che accoglie come così naturalmente, come vocazione naturale, la vera vocazione naturale. Piace molto, spesso diciamo riusciamo anche col dialogo, con la gentilezza, a farci perdonare delle inefficienze che caratterizzano la struttura del prodotto, però ovviamente non basta più, cioè bisogna a questo punto realmente fare degli investimenti importanti, forti, sulla professionalizzazione degli addetti e sulla managerialità dei vertici e delle figure apicali. Questi sono dei passaggi importanti e fondamentali che penso siano alla base di tutto il costrutto sul quale stiamo lavorando. Io ho parlato anche molto più del previsto e mi scuso. Grazie. Però io chiederei, visto che ci sono parecchi interventi, proprio per garantire una maggiore pluralità di interventi, se riusciamo a tenerci sui 5 minuti in modo da poter parlare tutti. Io chiamerei adesso a parlare Mauro Della Valle, presidente di Asso Padanza. Buonasera a tutti, intanto ringrazio l'organizzazione di questo convegno, che questo forum, ovviamente tocca l'imprenditoria balneare molto da vicino. Ci consideriamo poi pionieri del turismo diciamo locale, del turismo soprattutto salentino, che insomma le spiagge forse rappresentano il biglietto da visita per il quale, anche sentendo da queste statistiche, soprattutto nel periodo apicale, che è quello di luglio-agosto, insomma abbiamo problemi addirittura di ricevere e di dare dei servizi di qualità per quanta gente negli ultimi 10 anni si sta interessando alle nostre spiagge. Io purtroppo, come sono solito fare anche all'interno di questi forum, sono molto pessimista, però quando sento parlare di mode, quando sento parlare di territorio che ovviamente sta avendo una crescita sproporzionale, perché da imprenditore, da referente anche nazionale di Asso Balneare Italia, Confindustria, quando c'è tutte queste mode, tutti questi effetti che vanno a salire, prima o poi ci aspettiamo la caduta. Una caduta che a noi come operatori preoccupa perché lo stato di salute del territorio costiero ormai è moribondo. Soprattutto nel Salento, soprattutto in Puglia, dove dall'ultimo piano delle coste è stata finalmente definita quant'è l'ampiezza del territorio costiero, 976 km di costa moribondi, un piano delle coste che da 3 anni tarda ad arrivare sui tavoli comunali, un piano delle coste che è una bella tesi di laurea, che però non porta nessun tipo di suggerimento, nessun tipo di contributo per far sì che oggi un operatore si senta davvero custode della spiaggia che sta assegnando allo Stato e possa fare qualcosa. Ci troviamo giornalmente a combattere il fenomeno erosivo affiancato da una serie di norme e di circolari regionali fatti da dirigenti che secondo me il mare, la spiaggia e il demanio marittimo non lo conoscono assolutamente. Ci troviamo ovviamente con le nostre forze, con i nostri sacrifici, ad aver avuto quest'anno circa un 50.000 euro di verbali fatti dalla Capitaneria perché si è ristretta la battigia e i nostri ombrelloni, purtroppo, pur avendo elevate le prime 2 file, sono nell'acqua. Quindi quando si parla di turismo noi lo sentiamo davvero nel cuore, perché non si può pensare di continuare. Io l'ho detto anche in maniera molto provocatoria, Asso Balneare sta presentando un bel plan da portare alla BIT. Lanceremo l'erosione costiera di tutta la Puglia, perché non è possibile far arrivare flussi di gente, investire sul turismo ed avere un territorio impreparato. Non ce la facciamo più ovviamente ad aspettare le normative regionali, le normative locali, questi dirigenti comunali che non sanno cosa fare, perché i dirigenti sono praticamente senza mani e senza braccia, perché c'è una burocrazia tale perché un semplice operatore possa portare un po' di sabbia su come la concessione gliela assegnata, che preferisce non farlo. Vi ricordo che la Regione 2 anni fa ha assegnato 200.000 euro per il problema dell'erosione costiera data alla provincia. Questi 200.000 euro sono ancora con 3 solleciti nelle casse provinciali perché hanno fatto il modo di darceli e non poterli usare.
Quindi vi prego di portare all'attenzione di questi forum interessantissimi, anzi complimenti per questa metodologia, perché davvero è reale, è tecnica, tocca davvero il cuore delle persone, ma vi prego di portare soltanto una cosa nel cuore dei prossimi forum: di preparare il territorio. Le mode a me fanno paura, il territorio vi posso assicurare, perché poi a San Bagnari oltretutto si è affiancato da tecnici, stiamo collaborando molto con l'Università del Salento. Vi posso assicurare che quest'inverno sarà più duro di quello del passato. C'è un'inversione ciclica delle correnti, dove grossissime mareggiate di nuovo che verranno da sud, e sono da 5 anni che stanno venendo, stanno spazzando parte di tutto il litorale ionico e adriatico, perché poi sull'Adriatico abbiamo il famoso maestrale che quest'anno è stato di 54 giorni con forza 21 nodi e pare forza 4. Quindi prepariamoci a difendere il territorio costiero, perché altrimenti teniamoci fermi questi soldi sulla promozione turistica, e prepariamoci, perché l'Emilia Romagna, anche se noi non la guardiamo come una terra turistica, una terra che la Puglia diciamo si può paragonare, però è pronta, perché l'Emilia Romagna, quando c'è una mareggiata, dopo 24 ore parte una draga, la riprende la sabbia e la riporta sul demanio, per offrire al turista quello che comunque si è cercato di promuovere, cioè la spiaggia. Grazie. Grazie al dottore Della Valle. Chiederei al dottor Leo Piccino, presidente di Coldiretti. Grazie. Io posso portare un contributo di esperienza che comunque rappresenta una perfetta minima dell'offerta turistica, quella dell'offerta di turismo agricoltura, appunto l'agriturismo. Però volevo fare qualche brevissima riflessione su concetti che sono emersi fino adesso, non posso non essere d'accordo con l'analisi che ha fatto Stefano Mandolino, però devo dirvi che forse diciamo la percezione del settore turistico da chi è fuori è quella di chi comunque vede un settore che può essere quello che determina, muove le leve per determinare sviluppo ulteriore in tutta l'economia locale. Quindi questa è la percezione da chi sta fuori del settore e vede nei confronti di questo settore, che è vero che forse è uno dei pochi che ha fatto numeri, sicuramente li ha fatti, perché al di là dell'analisi fredda comunque abbiamo percepito di tutti, non questo momento di presenza. Però io penso, mi è piaciuto molto il concetto che è stato espresso precedentemente di globalizzazione, cioè anche il turismo è affetto dai problemi della globalizzazione. E allora io penso che quel concetto di integrazione che è stato evidenziato debba essere esteso e portato avanti in maniera rigorosa, e che possa diventare l'elemento distintivo di un'offerta turistica unica, che come tale possa essere percepita in una ampia serie di offerte turistiche e quindi possa essere effettivamente scelto questo Salento come meta turistica. Però che l'integrazione sia reale. Io penso che ancora questa integrazione non è totale, non si è trasferita in tutti i settori delle attività economiche. E mi riferisco appunto alla ristorazione, a vari percorsi sul territorio, e questo è fondamentale per creare un'economia locale sana, forte e che poi sia capace di autopromuoversi ulteriormente. Io non so se un divieto oggi è un elemento che genera reddito, che genera economia per il settore agricolo, oppure è l'elemento caratterizzante che attrae per il settore turistico. Si andrebbe a fare filosofie che non servono a nessuno, oppure contrapposizioni tra settori che non servono a nessuno. Però è proprio questo il concetto che vorrei trasmettervi. Occorre creare un'offerta territoriale fortemente distintiva, fortemente identitaria, fortemente incentrata su valori che qui possono avere una unicità, che chiaramente dovrà essere professionalizzata, ma è generalizzata a livelli bassi, a livelli radicali, come è stato detto,
però ovviamente deve essere questo il filo conduttore, altrimenti ci si perde e si perde.